Amici, ben ritrovati in questo nuovo video. Io mi chiamo Luca e oggi vi racconterò di queste cuffie. Veramente non si può chiedere di meglio nel mercato di oggi. Hanno una tecnologia Bluetooth 4.0, quindi se avete qualche dispositivo vecchio di qualche anno fa, si collegano in modo veramente veloce. Io, per esempio, le ho provate con un iPhone 6S. Per quanto riguarda la comodità, non è male, anche perché sono provviste di una specie di gomma molto morbida e quindi non è che dà molto fastidio all'orecchio, però devo dire che dopo un paio di ore che si utilizzano può dare un leggero fastidio al padiglione auricolare. Per quanto riguarda invece la durata della batteria, confermo ciò che viene detto nell'istruzione, ciò che dice GBL, ovvero hanno un'autonomia di circa 11 ore. Invece la carica dipende, perché se le cuffie vengono caricate a muro ci mettono circa un'oretta, invece se vengono caricate tramite porta USB del computer ci mettono un'ora e mezza, un'ora e 45. Le cuffie sono munite di due pulsanti principali, uno per l'accensione e lo spegnimento. L'altro invece è suddiviso in tre parti. Abbiamo il volume più o meno e un tasto centrale. Oltre all'utilizzo più o meno di alzare o abbassare il volume, possiamo anche andare avanti di traccia o andare indietro con più e con meno. E invece il tasto centrale serve per stoppare o riprendere la traccia stessa. La cosa che mi ha stupito veramente di più di tutte, oltre alla qualità audio, è anche il fatto che queste cuffie sono munite di un microfono. Se per esempio siamo in una metropoli o in città, la parte che ci sta ascoltando dal telefono non ci sarà molta differenza, anche perché queste cuffie hanno un microfono che è molto vicino alla guancia o anche all'orecchio, per questo motivo si sente veramente bene. Anche dalla nostra parte sentiremo l'altro utente veramente molto bene, anche perché la cuffia va a coprire la maggior parte del padiglione auricolare dell'orecchio e quindi sono veramente top. Il tema principale è com'è che suonano queste cuffie. Beh, GBL sappiamo che sono riconosciute come le cuffie o anche le casse che hanno dei bei bassi corposi, e queste non sono di meno, anche perché oltre al fatto di avere dei bassi belli corposi e anche dei medi e alti mediocri, e la parte che più mi ha stupito è la parte isonorizzante, anche perché va a coprire i rumori esterni per il 70-80%. Il volume della cuffia massimo è veramente molto alto, solo che una cosa che non mi è molto piaciuta è che se noi per esempio aumentiamo il volume al massimo, la cuffia si stoppa e stoppa la nostra musica per un paio di secondi. Proprio per questo, per dirci che il volume al massimo e oltre a quel volume non si può andare, anche perché credo che sia un motivo non di legge, ma anche per non diventare sordi, insomma. E queste cuffie le consiglierei un po' a tutti, anche per l'utilizzo casalingo. Un'altra cosa che non mi è piaciuto molto è il fatto che nel momento in cui noi colleghiamo le cuffie al telefono o per esempio al computer, si possono anche collegare al nostro televisore se hanno una tecnologia Bluetooth 4.0 e oltre, e che se per esempio andiamo su YouTube o su internet a vedere qualche video, si può sentire un leggero fruscio. Questo qua non so molto bene il motivo, ma credo per la linea, visto che anche se è connettere a internet, non lo so, può essere. E anche con Spotify certe volte fa questo problema, solo che nel momento in cui andiamo a mettere
le canzoni, per esempio, su Spotify o vediamo qualche video su YouTube, questo fruscio non si sente più. E un'altra piccolezza che secondo me sarebbe stata ottima, ma solo che a 30 euro non è che si può chiedere molto di più, è il fatto che se per esempio le nostre cuffie si scaricano da un momento all'altro, non c'è la possibilità di attaccare un cavo jack al cellulare, anche così per sentire la musica in modo passivo. Però vabbè, per 30 euro ci può anche stare, direi anche. Nel complesso, per la qualità e il prezzo che viene offerto, gli darei anche un 7, 7,5. E ora, tuttora, si trova a circa 30 euro, se non sbaglio. E proprio oggi che è Black Friday, vi lascio il link qua sotto proprio per se volete per esempio comprarle, anche perché visto che è Black Friday può essere anche che i prezzi diminuiscono leggermente. Io ho finito con queste bellissime cuffie che mi porterò per il resto della mia vita e ci vediamo in un prossimo video.